Ben ritrovati con la consueta rubrica settimanale targata Ufficio Stampa ZP Picerno. Siamo con Filippo Lorenzini, centrale difensivo del Picerno di mister Giacomarro. Iniziamo subito. Filippo, in questo nuovo anno hai firmato prestazioni importanti, sbarrando la strada a molti attaccanti, come Avellino, Casertana, Catania, l'ultima contro Virtus Francavilla, con Perez che è tra gli attaccanti più in forma di questo campionato. Nel post-gara, ad oggi ti aspettavi un Picerno così arrembante domenica? Allora, intanto buongiorno a tutti, ma penso che siamo saliti tutti con il livello delle nostre prestazioni da gennaio perché abbiamo capito forse che era l'unico modo per arrivare a determinati risultati. Hai ricordato delle partite in cui abbiamo fatto molto bene. A partire da Avellino, che siamo andati in svantaggio, poi abbiamo recuperato e nel finale abbiamo rischiato di vincerla. A Caserta, che ci hanno beffato All'ultimo minuto, all'ultimo quindi secondo, diciamo, perché dopo essere andati in vantaggio al 90esimo, 82esimo a 94esimo ho preso bravo. il pareggio. Comunque sono tutte prestazioni che la squadra, non solo il mio rendimento, comunque se stiamo andando bene è perché tutti stiamo facendo meglio di quello che avevamo fatto finora, insomma. È un passato nelle giovanili del Bologna, diversiana alla Lucchese. Una domanda che faccio anche ai tuoi compagni, che ho fatto ai tuoi compagni, cosa ti ha spinto a scegliere il Picerno? Mi ha spinto un progetto importante di una società nuova, nuova tra virgolette, nuova nel calcio professionistico, e quindi mi è piaciuta questa sfida di poter arrivare a determinati risultati con questa società, e per ora ti dico sono molto contento della scelta che ho fatto. Passiamo al campionato, siamo giunti nella fase cult di questo campionato, dove tutto può ancora accadere. Da constatare che la vittoria del Picerno in casa della Virtus in trasferta permette appunto alla formazione di mister Giacomarro di avvicinarsi al gruppo di metà classifica. Secondo te, il Picerno avrebbe meritato qualche punto in più, magari trovandosi già avanti in classifica? Vedi anche il pareggio con la Casertana appena detto Bravo, prima, ci l'ultimo sono state minuto. partite che forse o un pareggio o una vittoria in più sicuramente potevano essere a nostro favore, però penso che la classifica è quello che fai durante l'anno, nel senso ti È un rispecchia, insieme comunque di varie quindi prestazioni. penso che anche questi 32 punti ce li siamo meritati tutti. A tuo fianco, dal mercato di gennaio è arrivato Ferrani, un giocatore di esperienza, che vi sta dando appunto una mano a tutto il Picerno, a raggiungere questo obiettivo, salvezza. Quanto conta per te avere al tuo fianco un giocatore di esperienza come lui durante le partite? Beh, è stato un ottimo acquisto come gli altri, però Manuel là dietro in questo girone, in questo momento ci ha dato una grande mano, perché con la fisicità e come hai detto tu con l'esperienza, soprattutto io che mi reputo ancora abbastanza giovane, però anche Classe 95, con ancora gli tanti altri anni. ragazzi, penso che a tutti abbia dato quel supporto in più, quella fiducia in più. Passiamo ora all'argomento del giorno, della settimana, la sfida che rimarrà nella storia del calcio del Picerno, di domenica contro la Regina, un blasone che noi sappiamo di grande, rilievo. È una sfida difficile, ma non impossibile però. Se ci ricordiamo com'è andata l'andata, che il primo tempo Passiamo in siamo passati vantaggio in con vantaggio, poi vabbè, purtroppo è una squadra veramente forte, però penso che con la testa, con il cuore, la grinta che abbiamo avuto nelle ultime partite si possa arrivare a qualcosa di buono. Non sia detto, cioè non è detto che sia un pareggio, una vittoria, però una partita importante anche perché a noi servono ancora punti alla fine, quindi dovremo metterci il cuore e soprattutto la testa, e può darsi che riusciremo a tirar fuori qualcosa.
andata appunto, lei mi ha anticipato tutto prima, passami in vantaggio con Santaniello, se non erro, e Sì. poi ci rimontò la regina. Era un Picerno diverso, ancora matricola del campionato. Quanto è cambiato quel Picerno da allora? Come ti ho detto prima, penso che dopo le vacanze di Natale siamo tornati tutti più consapevoli di quello che potevamo dare. E quindi un Picerno che secondo me è cresciuto molto, ma soprattutto sull'aspetto mentale, nell'affrontare le partite in un modo più giusto, insomma. Perché questa categoria, appena è un momento di sbandamento, come ci è successo magari col Catania, che in 2 minuti ci hanno rimontato una partita che eravamo riusciti a sbloccare, e poi ti gira tutto contro. Se ti chiedo di togliere qualcuno dalla formazione di Mister Domenico Toscano, chi toglieresti? Essendo difensore, penso proprio Dennis. Dennis, un giocatore che mi hai detto tu, ora ha disputato la Champions League con il Napoli, un giocatore di grande palcoscenico. C'è tensione, anche un po' di emozione nel marcare un giocatore di questo rilievo. Sì, diciamo di sì, perché comunque, ora vabbè, qualche giocatore che ha giocato in Serie A l'ho affrontato, però un giocatore così importante che ha fatto tanti anni la Serie A come la Champions League, penso sia la prima volta che mi succede. E quindi a maggior ragione ci sarà un po' diciamo, Di di emozione emozione, iniziale. però d'altronde è il calcio. Domenica, appunto, ci sarà questa grande sfida contro il Picerno. Ti aspetti un grande pubblico. Da constatare che il Picerno ogni domenica il suo sostegno non l'ha mai fatto mancare, visto anche le trasferte importanti come Bari, Avellino, Bravo. Casertano, quindi il loro sostegno c'è sempre stato. Speriamo che il pubblico ci dia una grande mano come ha fatto finora, perché la Regina ha comunque una tifoseria di livello altissimo, quindi sicuramente verranno in tanti. Quindi speriamo che domenica riusciamo a riempire lo stadio come è successo nelle trasferte, dai. È vero. Va bene, Filippo Lorenzini, ti ringraziamo per aver accettato il nostro invito. Ti facciamo un grande in bocca al lupo per la prossima sfida. Noi ci vediamo al prossimo appuntamento. Buona giornata a tutti e forza Picerno!